che succede? No! Aiuto! Infermiera! Infermiera! Nome: Carlo Goldoni 2.0 Memoria e Rivoluzione. Habitat: RSA Ospizio. Colore: viola. Tema: la vita. Battuta: ma il nostro progetto di una porcheria vegana crudista con riso cruelty free, alghe allevate a terra in piatti di cartone riciclato, mi pare un'ideona. Segni particolari: vassoiate in testa. Pater nostro. No, smettila, Miranda! Non riuscirai a farlo risalire così. Carlo Goldoni 2.0 Memoria e Rivoluzione è uno spettacolo che mette in contatto la straordinaria vita di Goldoni, avventurosissima, con la tecnologia. Svegliati! Ma perché no, lo zio Carlo? Lo zio Carlo potrebbe spiattellare tutto e farci finire in galera. Dobbiamo scoprire noi il suo segreto e cancello anche i video su TikTok. Soprattutto i video su TikTok. Perché tu hai TikTok? Facciamo, visto che siamo qua e abbiamo la possibilità, proviamo a rifare esattamente quello che stavate facendo, cercando qualcosa di un'atmosfera più circospetta. Oggi raccontare una storia così avventurosa e farla arrivare a più gente possibile, non potevamo non servirci del web. E così abbiamo cercato di creare questo cortocircuito. Il computer dice che ci sono delle donne single che vogliono conoscermi. A che ora ve ne andate? Noi siamo partiti dall'autobiografia Memoir di Goldoni, scritta da Goldoni stesso in francese in Francia negli ultimissimi anni della sua vita, perché è da diversi anni che cerchiamo di far conoscere degli autori importanti della letteratura italiana che abbiano scritto non necessariamente delle opere teatrali. Ovviamente con Goldoni è un altro discorso, ma siccome quest'opera Goldoni non l'aveva scritta apposta per essere rappresentata, è stata un po' una sfida. Carlo ha ragione, se non vuole usare la pistola fa bene, è un letterato, potrebbe scrivere una bella satira che faccia scuotere le fondamenta di questa città. La lingua ferisce più della spada. Ovviamente rimanendo anonimo. Ovviamente. Anonimo, eh? Anonimo. Qualcosa di breve. Però colpisci forte. Pungente. No. No, è qui. È qui che tu attacchi subito, invece c'è ecco perché. Ecco perché. Va bene. Goldoni, che era stato di per sé un rivoluzionario dal punto di vista culturale, letterario in Italia, la sua riforma del teatro era stata una vera e propria rivoluzione, e quando va in Francia invece si vede investito dalla rivoluzione francese, da quella borghesia che lui aveva contribuito a raccontare per primo in Italia nel Settecento. Che senso ha scrivere delle memorie per poi tenerle segrete? Mi serve per sorreggere la gamba del tavolo. Non devi avere una grande considerazione della tua vita per lasciare le tue memorie sotto il tavolo. Siamo in un ospizio di poveri, non in un Ikea. Il testo è una commedia, però nel raccontarla abbiamo utilizzato più generi e uno di questi è l'horror. Perché? Perché gli ultimi anni della vita di Goldoni sono stati molto duri per lui, anche se poi c'è una sorpresa finale che è meglio non rivelare. Sul palco Carlo Goldoni, giovane commediografo in erba con un conto in sospeso, con i brutti ambienti della città. La mia musa mi consiglia da vergine come d'olio, se sei vero che tua figlia è extravergine come l'olio, e se rifarmi uno sport, pari a stare sul podio, in strada Prati, in casa Palmiro, primo episodio, pari a centro, terzo appartamento, le tende, c'è la tre sorelle di cieco, con cieco non si farebbe, non strane bellezze, non strane, ci mancherebbe, ciao, lepre, su Luana, una